Voglio presentarvi un progetto dedicato alla disabilità. Da anni col mio gruppo di ricerca stiamo lavorando su dispositivi e sistemi che cerchino di migliorare la qualità della vita di queste persone che hanno un desiderio forte di vita attiva, vita sociale e di interazione con il mondo che tante volte risulta un pochino di difficile raggiungimento. E oggi vi parlo di un progetto che è denominato Hand Wheelchair, invece dedicato a una carrozzina manuale, ma con un sistema di trasmissione del moto un po' particolare. Dovete sapere che nel mondo l'1% delle persone ha bisogno di un ausilio per la mobilità e di questi 60-70% hanno dei problemi all'articolazione delle spalle. Questo perché spingere una carrozzina tradizionale usando i classici sistemi ad anello genera delle condizioni di sovrauso di un'articolazione che non è nata per la locomozione. Questa carrozzina ha due elementi di originalità. Il primo è legato al fatto che al posto che utilizzare un gesto di spinta che pone in compressione la capsula articolare della spalla, utilizza un gesto di trazione simile a quello dell'avogata. Il secondo elemento di originalità è legato al fatto che la traiettoria della mano nelle carrozzine tradizionali è imposta, deve seguire la forma dell'anello. Nella nostra carrozzina la traiettoria della mano è libera, l'utente tira un cavo usando la traiettoria che più preferisce, quindi ha la possibilità di adattare il gesto a ciò che lui ritiene più confortevole. Questa idea è nata da una richiesta che proviene da una specifica persona, cioè una ragazza che è anche un atleta disabile, che aveva il desiderio di unire due aspetti: quello di migliorare la propria mobilità nella vita quotidiana, quindi aumentare un po' il raggio di azione dei suoi spostamenti con una carrozzina ad azionamento manuale, e anche il desiderio di fare un po' di attività sportiva. Questo desiderio poi ci è stato confermato anche dall'incontro con tante altre persone sempre affette da disabilità, e questo è stato proprio la nascita del nostro lavoro. Abbiamo fatto un primo set di test e ne faremo degli altri, anche con la collaborazione di altri gruppi di ricerca all'interno del Politecnico che si occupano specificamente di analisi biomeccanica, e con dei medici dell'unità spinale unipolare di Torino che ci hanno assistito nella fase iniziale dell'ideazione del lavoro e ci potranno seguire nei test condotti insieme agli utenti. Partendo da queste richieste, abbiamo lavorato per lo sviluppo di un primo prototipo che integra un gesto molto più ergonomico rispetto alla spinta tradizionale su un anello e è orientato alla vita quotidiana, quindi al migliorare la mobilità nella vita di tutti i giorni. Abbiamo anche pensato di introdurre un elemento di sicurezza, ovvero sia di introdurre dei freni che sono posti sulle manopole azionate dall'utente, in modo da garantire la sua sicurezza e anche di consentire di muoversi su terreni inclinati con maggior facilità. Mentre lavoravamo a questo primo prototipo, abbiamo anche pensato di farne uno secondo dalle caratteristiche, diciamo, orientate all'agonismo. Questi due prototipi sono stati testati, sperimentati, validati, e adesso il nostro obiettivo di medio-lungo termine è identificare un partner industriale che sia in grado di prendere questi prototipi e trasformarli in prodotti, rendendoli disponibili alle persone con disabilità.